Avremmo voluto un DPCM che responsabilizzasse ad esempio meno i sindaci, perché è difficile per un sindaco che è sul territorio e che ha le pressioni più forti da parte degli operatori economici preoccupati, da parte delle associazioni, appunto delle realtà. Credo che il DPCM avrebbe dovuto essere diverso, lo immaginavo un po' diverso, l'avrei voluto un po' diverso, però noi rispettiamo quello che è la scelta del governo, del presidente Conte. Siamo consapevoli che bisogna essere attenti, siamo preoccupati però a non ingenerare un allarme eccessivo che possa portare danni economici che alla fine rischiano di essere pesanti quanto la pandemia. Quindi bisogna unire una strategia di precauzione, una strategia di prevenzione, una strategia di informazione insieme ad una strategia sicuramente di non allarme, quindi allerta, non allarme.